Ciao e benvenuti ad un nuovo video! Milioni di anni fa, in un'era molto prima dell'emergere dell'umanità, terrificanti mostri marini abitavano le acque del nostro pianeta. Alcuni di questi animali marini non solo erano affascinanti, ma anche straordinariamente pericolosi. Possedevano caratteristiche e tratti unici che li rendevano formidabili predatori dell'oceano. Oggi vi mostreremo i 20 mostri marini estinti più pericolosi. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20. Lo Xiphactylus era un pericoloso mostro marino che poteva cambiare colore come un camaleonte. Inoltre, poteva ingoiare prede della metà delle sue dimensioni e superare quasi tutto nell'oceano in termini di velocità. Questa creatura da incubo era una volta un gigantesco pesce predatore, vissuto durante il tardo Cretaceo, da circa 100 a 66 milioni di anni fa. Apparteneva a un gruppo estinto di pesci ossei, chiamati Ichthyodecformities. Questi pesci predatori abitavano gli oceani, i fiumi e i laghi d'acqua dolce nel Nord America. Xiphactylus era un formidabile cacciatore e aveva dei denti grandi, affilati e intrecciati, e la sua mascella poteva aprirsi in un modo estremamente ampio. Il suo morso era terrificante quanto il suo aspetto. Le prove fossili suggeriscono che Xiphactylus avesse delle pinne pettorali ben sviluppate che gli permettevano di nuotare ad alta velocità e di manovrare in modo efficiente nell'acqua. Il fatto che potrebbe cambiare colore lo ha aiutato a mimetizzarsi nel suo ambiente, permettendogli di evitare facilmente i predatori. C'erano anche fossili di Xiphactylus trovati con i resti di Xiphactylus più piccoli nei loro stomaci, suggerendo che fossero cannibali. Numero 19. Oncopristis, noto anche come sega gigante, è una specie estinta di pesce sega gigante che visse durante il Cretaceo superiore. Sebbene il mostro marino assomigli a uno squalo, in realtà è più strettamente correlato alle razze. Una delle sue caratteristiche più sorprendenti è il muso seghettato, dotato di micidiali punte. Oncopristis era una grande creatura marina, alcuni esemplari raggiungevano anche una lunghezza fino a 9 metri. Viveva in mari poco profondi, dove probabilmente cacciava pesci e invertebrati più piccoli. Il nome Oncopristis deriva dalle parole greche onkos, che significa uncino o barba, e pristis, che significa sega. A volte viene chiamato anche il pesce motosega. Le barbe sul muso erano probabilmente utilizzate come meccanismo di difesa contro i predatori. I denti del mostro marino erano disposti su una superficie appiattita. Si ritiene che sia estinto circa 65 milioni di anni fa, insieme ai dinosauri e a molte altre specie. I fossili di Oncopristis sono stati trovati in Africa, Europa e Nord America, indicando che un tempo era una specie diffusa che viveva in diversi habitat. Numero 18. Gli ittiosauri erano un terrificante gruppo di rettili marini che vissero per almeno 160 milioni di anni. Alcuni ittiosauri erano i più grandi rettili marini che siano mai vissuti, con Sashasaurus che era il più grande, misurando fino a 21 metri di lunghezza. Queste creature marine vivevano negli oceani di tutto il mondo durante l'era mesozoica. Avevano una struttura corporea simile a quella dei moderni delfini o focene. Erano veloci nuotatori con code lunghe e potenti che permettevano loro di spingersi attraverso l'acqua. Queste affascinanti creature marine avevano una serie di caratteristiche fisiche che permettevano loro di prosperare nell'ambiente marino. I loro corpi erano ricoperti da una serie di piccole squame che riducevano la resistenza durante il nuoto e avevano occhi grandi e potenti che permettevano loro di vedere bene in condizioni di scarsa illuminazione. Fossili di ittiosauri sono stati trovati in tutti i continenti, compresa l'Antartide. Numero 17. Palaeophis è un genere estinto di serpenti marini che visse durante l'era delle Eocene. Questi erano i più grandi serpenti del loro tempo. Palaeophis era un formidabile predatore che banchettava con una varietà di prede oceaniche, tra cui pesci, tartarughe e sorprendentemente persino balene. Nonostante le loro dimensioni, Palaeophis era un'incredibile creatura marina, capace di nuotare a velocità incredibili. I loro corpi allungati e snelli e le code appiattite hanno permesso loro di scivolare senza sforzo nell'acqua, rendendoli eccezionalmente abili nel cacciare le loro prede. Si pensa che la specie più grande di Palaeophis fosse lunga più di 12 metri.
di dimensioni simili all'anaconda moderna. Questi enormi serpenti avevano mascelle impressionanti, piene di denti aguzzi, che permettevano loro di afferrare e divorare facilmente la loro preda. Un'articolazione specializzata alla base del cranio ha anche permesso loro di aprire le mascelle in modo eccezionalmente ampio. Nonostante le loro impressionanti capacità di caccia, i Paleophis sono scomparsi dai reperti fossili durante l'era dell'Oligocene, circa 23 milioni di anni fa. La ragione esatta della loro estinzione rimane sconosciuta. Cosa pensi abbia portato alla loro caduta? Facci sapere nei commenti. Numero 16. Il Rhizotus è uno dei pesci più antichi e più grandi mai scoperti e si è guadagnato l'impressionante titolo di vero gigante. Con una lunghezza stimata fino a 6 metri e un peso di oltre una tonnellata, era uno dei migliori predatori del suo tempo e possedeva diverse caratteristiche che lo rendevano un formidabile cacciatore. Aveva una bocca piena di denti aguzzi e un corpo snello che lo rendeva molto abile nel catturare e divorare la sua preda. La sua dieta probabilmente consisteva in vari animali acquatici, inclusi pesci, anfibi e forse dei piccoli rettili. La parte pericolosa del Rhizotus risiedeva nella sua capacità di dominare l'ecosistema acquatico. Rhizotus governava tutte le acque ed è anche considerato il mostro fluviale più mostruoso di tutti i tempi. Sfortunatamente non si conoscono molte informazioni sul pesce, tuttavia sappiamo che visse da 377 a 310 milioni di anni fa, durante il Devoniano e il Carbonifero. Si pensa che si siano estinti a causa della concorrenza dei primi pesci e squali, con pinne raggiate che si adattavano meglio ai mutevoli ambienti marini di quel tempo. Numero 15. Il Dunkelosteus è un genere estinto di grossi pesci che esisteva durante il tardo Devoniano, da circa 382 a 358 milioni di anni fa. Appartiene agli Arthorides, un gruppo di antichi pesci che erano tra i predatori più dominanti del loro tempo. Le mascelle del Dunkelosteus erano incredibilmente potenti ed erano conosciute come uno dei più forti mordaci di tutti i tempi. Come molti dei suoi parenti, il Dunkelosteus aveva una pelle simile a un'armatura che lo avrebbe protetto da altri predatori marini. Nonostante le sue dimensioni e le sue impressionanti capacità di caccia, aveva un comportamento alimentare insolito. Il Dunkelosteus aveva una struttura mascellare grande e potente, con placche affilate simili a delle ossa, invece di denti veri, per reprimere la sua preda. È probabile che si nutrisse principalmente di altri grandi pesci e animali marini, come ad esempio squali o calamari. Un fatto terrificante è che il Dunkelosteus potrebbe crescere fino a quasi 10 metri di lunghezza, rendendolo uno dei pesci più grandi mai esistiti. Numero 14. Il Dacosauro è un genere estinto di coccodrilli che visse durante il tardo Giurassico e il primo Cretaceo, da circa 154 a 100 milioni di anni fa. Il nome Dacosauro deriva dalle parole greche Dacos, che significa lacrima, e Sauro, che significa lucertola, riferendosi ai suoi denti seghettati. Il Dacosauro aveva dei denti seghettati che erano compressi lateralmente, permettendogli di strappare facilmente la carne dalla sua preda. Questo rettile marino era considerato un grande predatore e si nutriva di una varietà di prede, inclusi pesci, calamari e altri rettili. E qui arriva la parte allarmante. Aveva la chinesi cranica, il che significa che la sua mascella superiore poteva muoversi indipendentemente durante l'alimentazione e la caccia. Questa capacità gli avrebbe permesso di spalancare maggiormente le fauci e di mordere con più forza. I fossili del Dacosauro sono stati trovati in Europa, Sud America e persino parti dell'Asia. A volte si trovano anche insieme ai resti di altri rettili marini preistorici, suggerendo che potessero vivere in gruppo o cacciare in modo cooperativo. Numero 13. Il Tully Monstrum, noto anche come mostro di Tully, è un genere estinto di invertebrati, vissuto circa 300 milioni di anni fa. Era un animale dall'aspetto strano, con un corpo lungo circa 30 cm e una lunga struttura simile a un tronco, che terminava con un paio di artigli o uncini. Il corpo era segmentato e aveva due pinne lungo la schiena, che usava per nuotare. Non è ancora del tutto chiaro che tipo di animale fosse esattamente, poiché la sua anatomia è unica e non assomiglia molto a nessun animale moderno. Tuttavia, gli scienziati lo hanno classificato come membro della Bilateria, un gruppo di animali che comprende di tutto, dai vermi agli umani.
Nonostante il suo aspetto insolito, il Tully Monstrum era probabilmente una parte importante dell'ecosistema marino durante il suo tempo. I suoi fossili sono stati trovati principalmente in Nord America, in particolare in Illinois. I fossili erano dei sedimenti, suggerendo che vivesse in acque marine poco profonde. Si pensa anche che fosse un animale carnivoro e alcuni scienziati affermano che potrebbe essere stato tossico. Numero 12. Il diffuso Notosaurus era un genere estinto di rettili dell'era Triassica, vissuto da circa 240 a 210 milioni di anni fa. Il nome Notosauro si traduce in falsa lucertola ed è stato dato a questa creatura perché le sue caratteristiche fisiche erano inizialmente confuse con quelle di una lucertola. Questi animali erano rettili marini che si erano evoluti da animali terrestri e si erano ben adattati alla caccia e ai pesci sott'acqua. Avevano dei corpi allungati che potevano raggiungere con una lunghezza fino a 4 metri e teste aerodinamiche che li aiutavano a muoversi rapidamente nell'acqua. Avevano anche arti a forma di pagaia che permettevano loro di nuotare facilmente nell'acqua e una coda lunga e potente che li aiutava nelle manovre e nei cambi di direzione. Erano anche in grado di regolare la loro temperatura corporea, rendendoli a sangue caldo. Questa è una caratteristica unica che il Notosauro condivideva con i mammiferi moderni e alcuni uccelli, ed è stata una delle ragioni per cui hanno avuto successo nei mari. Avevano un morso potente e denti adattati per catturare e trattenere i pesci scivolosi. Questi denti seghettati li hanno aiutati a tagliare facilmente la carne della loro preda. Numero 11. Il Liopleurodonte non era un dinosauro, ma viveva accanto a loro, il che forse parla ancora di più del suo potere. Questo mostro marino era uno dei rettili marini più grandi mai vissuti, con una lunghezza massima stimata fino a 7 metri e un peso di 2000 kg. Aveva una testa enorme con dei denti aguzzi e quattro pinne, con le quali cacciava efficacemente delle grosse prede. I primi resti di Liopleurodonte furono scoperti in Inghilterra nel XIX secolo, ma fu solo quando furono trovati dei resti più completi in Francia negli anni 80 e 90 che i paleontologi iniziarono ad apprezzare le vere dimensioni e le caratteristiche di questo mostro marino. Il Liopleurodonte era un plesiosauro, il che significa che aveva un collo lungo e una testa relativamente piccola rispetto al corpo. Tuttavia, la sua testa era ancora enorme, con mascelle che potevano aprirsi abbastanza da ingoiare prede dalle dimensioni di piccole automobili. Questo mostro marino è stato presente solamente per 5 milioni di anni, ma avrebbe suscitato molto scalpore. La creatura cacciava con una tecnica unica, chiamata camuffamento idrodinamico. Ha usato il suo grande corpo per creare un'onda, permettendogli di nascondersi ed essere difficile da individuare alla sua preda. Una volta che il Liopleurodonte fu abbastanza vicino, accelerava rapidamente e afferrava la sua preda con dei riflessi fulminei. Numero 10. Il Mosasauro è un genere estinto di rettili acquatici, noto come mosasauri, che visse durante il tardo Cretaceo, da circa 82 a 66 milioni di anni fa. È considerato uno dei più grandi e potenti predatori degli oceani in quel momento. Secondo gli scienziati, era probabilmente il principale predatore del suo ecosistema e si nutriva di varie creature marine, come pesci, rettili marini e invertebrati. Il Mosasauro è solitamente raffigurato negli oceani profondi, sebbene sia noto che potrebbe nuotare anche vicino alla superficie dell'acqua. I fossili sono stati trovati in vari luoghi del mondo, in particolare nei depositi marini. Alcuni siti noti includono la città olandese di Maastricht, la Western Interior Seaway in Nord America e la formazione Ateg in Romania. Sono stati trovati vicino alla costa, indicando che il genere frequentava sia acque poco profonde che acque più profonde. La scoperta di queste creature marine ha portato a riconsiderare l'idea che tutti i rettili vivessero solamente sulla terraferma. Ha portato a una rinnovata ricerca sulle connessioni tra diversi gruppi di rettili e i loro habitat. Numero 9. Il nome scientifico di questo mostro marino è Dracopstissis Hoffmanorum, ma i media e il pubblico l'hanno chiamato squalo Godzilla, per descrivere il suo aspetto terrificante e intimidatorio. Lo squalo Godzilla è stato scoperto per la prima volta nel 2013 nel New Mexico, da un team di ricercatori del Field Museum di Chicago. I resti consistevano in mascelle, denti e molte altre ossa dello squalo.
Sulla base delle dimensioni della struttura dei resti, i ricercatori sono stati in grado di determinare che lo squalo Godzilla apparteneva al gruppo estinto di squali, noto come Ibodontiformes. Erano un gruppo eterogeneo di squali che esistevano dal primo paleozoico alla fine del mesozoico, da circa 365 a 66 milioni di anni fa. Erano caratterizzati dalle loro due pinne dorsali, occhi grandi e denti aguzzi. Erano anche abili nel ruotare sia in ambienti di acqua dolce che salata. Lo squalo prende il nome dal mostro immaginario Godzilla, a causa delle sue grandi dimensioni e delle potenti mascelle. Questo mostro marino sarebbe stato lungo circa 2 metri e avrebbe vissuto in ambienti d'acqua dolce durante il primo Permiano, circa 300 milioni di anni fa. Numero 8. Il tilosauro è l'antenato dei moderni varani e serpenti e con una lunghezza di 14 metri era un terrificante mostro marino da incontrare. Questo enorme e vorace rettile marino abitava gli oceani durante la fine del periodo Cretaceo, circa 85 a 80 milioni di anni fa. Il tilosauro era uno dei più grandi mostri marini esistenti e aveva un corpo lungo con 4 pinne e una potente coda che lo spingeva verso l'acqua. Il tilosauro era un formidabile cacciatore e si nutriva di vari animali marini, inclusi pesci, ammoniti e persino altri rettili marini. Una caratteristica unica che lo distingueva dagli altri mosasauri era il suo enorme muso a forma di clava. Questo muso era usato come un'arma potente per consentirgli di attaccare e sopraffare la preda. Avrebbe anche combattuto spesso con altri maschi della sua specie. Gli scienziati hanno discusso sull'esatta funzione della forma insolita della testa del tilosauro, caratterizzata da un muso corto, una fronte robusta e mascelle gigantesche con dei denti aguzzi. Alcuni ricercatori ritengono che questa forma della testa fosse specializzata per mordere i gusci di rettili marini, come tartarughe e ammoniti, mentre altri pensano che fosse usata per speronare la preda come un ariete. Numero 7. L'Helicoprion è un genere estinto di creature simili a squali, vissute durante il Triassico inferiore, circa 290 o 250 milioni di anni fa. Quasi tutti gli esemplari di Helicoprion erano dei grappoli di denti individuali, disposti a spirale e attaccati alla mascella inferiore. Questi ammassi sono noti come vortici di denti e sono una delle caratteristiche più distintive e riconoscibili dell'Helicoprion. La forma e la disposizione esatte delle spirali dei denti dell'Helicoprion sono state oggetto di molti dibattiti tra gli scienziati. Alcune prime ricostruzioni suggerivano che i denti formassero una lama simile a una sega, mentre altre proponevano una forma più simile a una spirale. Questo rettile avrebbe raggiunto solamente lunghezze da 3 a 5 metri. Probabilmente si nutriva di piccoli pesci e altri invertebrati marini, usando i suoi unici vortici di denti per catturare e schiacciare la preda. Numero 6. Il cronosauro è un genere estinto di pliosauri dal collo corto, una specie di rettili marini vissuti durante l'era del Cretaceo inferiore, circa 120 milioni di anni fa. I loro resti fossili, in numero limitato, hanno acceso la nostra immaginazione, anche se la realtà è altrettanto affascinante. Il cronosauro era uno dei principali predatori nell'ecosistema in cui viveva, nutrendosi di una varietà di prede, inclusi pesci, ammoniti e altri rettili marini. Aveva una grande testa e potenti mascelle, fiancheggiate da centinaia di denti aguzzi, che lo rendevano uno dei predatori più formidabili del suo tempo. Come altri pliosauri, il cronosauro aveva 4 grandi pinne che gli permettevano di nuotare nell'acqua. Queste pinne erano in grado di generare una quantità significativa di propulsione. Una delle caratteristiche più singolari del cronosauro era il suo collo estremamente corto. A differenza di altri pliosauri, che avevano dei colli più lunghi che permettevano loro di afferrare più efficacemente la preda, il cronosauro aveva un collo che consisteva solamente di poche vertebre corte. Esemplari fossili di questo mostro marino sono stati trovati principalmente in Australia, in particolare nelle regioni del Queensland e del territorio del Nord. Numero 5. Possiamo in qualche modo accettare squali giganti, balene e rettili mordaci, ma la linea deve essere davvero tracciata con gli antichi scorpioni alieni, giusto? Gli Euripteridi, meglio conosciuti come scorpioni di mare, erano un gruppo di artropodi che vivevano negli oceani tra 470 e 251 milioni di anni fa. Erano i più grandi artropodi mai esistiti e la specie più grande era lunga più di 2 metri.
Il più grande scorpione marino preistorico appartiene alla specie Diclopterus, che visse circa 390 milioni di anni fa. Era un terrificante mostro marino con delle gambe lunghe e appuntite e potenti artigli, con cui poteva facilmente schiacciare la preda. Gli Euripteridi si nutrivano di una vasta gamma di prede, inclusi pesci, lumache e altri invertebrati. Le specie più grandi potrebbero persino essere state in grado di sopraffare dei piccoli vertebrati come i primi pesci, rendendoli formidabili predatori nell'oceano. Oggi, il più grande scorpione vivente è l'imperatore scorpione, che può crescere fino a superare i 20 cm di lunghezza e pesare almeno 40 grammi. Rispetto agli scorpioni marini preistorici, però, è piccolo e pesa meno di un millesimo del peso dei più grandi europteridi. Numero 4. Il Leviatano prende giustamente il nome dal biblico mostro marino Leviatano e, cosa preoccupante, visse circa 10 o 12 milioni di anni fa durante l'epoca del Miocene. Il Leviatan era un capodoglio gigante che si stima fosse lungo circa 13,5 metri e pesasse fino a 50 tonnellate. Una delle caratteristiche più sorprendenti del Leviatan erano le sue enormi mascelle e denti. La sua bocca era lunga circa 1,8 metri e larga 1,2, che è tre volte più grande della bocca di un'orca. Anche i suoi denti erano enormi, con lunghezze fino a 36 cm e un peso fino a 1 kg. Prima della scoperta del Leviathan, si pensava che tutti i membri della famiglia dei capodogli fossero adattati per cacciare i calamari. Tuttavia, le enormi mascelle e i denti del Leviathan suggerivano che forse avesse una dieta più varia e violenta. È interessante notare che una delle cose più affascinanti del Leviathan è che avrebbe convissuto con molti altri enormi predatori marini, tra cui i megalodonti, i coccodrilli giganti e altre grandi balene. Si pensa che questi mostri marini condividessero le stesse fonti di cibo e potrebbero anche essere stati coinvolti in violenti conflitti territoriali. Numero 3. Il nome Basilosauro significa re lucertola ed è stato dato alla creatura a causa del suo corpo allungato simile a un serpente. Il nome è in qualche modo fuorviante, in quanto non era una vera lucertola. Il nome confuso è stato originariamente dato a causa della forma simile delle vertebre a quelle delle lucertole. Dopo ulteriori studi, tuttavia, divenne chiaro che il Basilosauro era un tipo di balena, non una lucertola. Erano grandi balene predatrici preistoriche vissute durante il tardo Eocene, da circa 41,3 a 33,9 milioni di anni fa. È uno dei più antichi tipi conosciuti di balene o mammiferi marini. La prima balena preistorica conosciuta dall'uomo. Nonostante il nome, il Basilosauro non era una lucertola, era un mammifero e si ritiene che si sia evoluto da antenati terrestri che si adattarono gradualmente alla vita marina. Sebbene il Basilosauro fosse una balena, conservava ancora alcune caratteristiche più simili agli animali terrestri. Ad esempio, aveva delle piccole zampe posteriori che non erano utilizzate per la locomozione. Inoltre, aveva anche un muso lungo e stretto, con dei denti aguzzi adatti per catturare e mangiare la preda. Il Basilosauro poteva crescere fino a 20 metri di lunghezza e pesare fino a 10 tonnellate. Il contenuto dello stomaco fossilizzato suggerisce che occasionalmente mangiasse anche creature più grandi, come ad esempio squali e altre balene. Numero 2. Ecco il predatore X, noto anche come Pliosauro. Questo mostro marino era un tipo di plesiosauro vissuto durante il tardo Giurassico in Europa. Si è guadagnato il nome di predatore X per le sue caratteristiche terrificanti e le sue dimensioni immense. Il Pliosauro Funkei era il più grande pliosauride scoperto, con una lunghezza di circa 12 metri e un peso di 45 tonnellate. Il suo enorme cranio di 2 metri era dotato di enormi mascelle che potevano fargli generare una forza di morso di circa 15.000 kg. Nonostante le sue incredibili dimensioni, questo mostro marino era un nuotatore agile e veloce, potenzialmente in grado di nuotare a velocità fino a 35 km orari. Ciò lo rendeva un formidabile predatore che poteva avvicinarsi rapidamente alla sua preda e sferrare un morso devastante. I pliosauri si nutrivano di una vasta gamma di prede, inclusi pesci, squali e altri rettili marini, come ad esempio gli ittosauri e persino i dinosauri. Alcuni scienziati ritengono che si nutrisse anche di altri plesiosauri, rendendolo uno dei principali predatori dei mari del tardo Giurassico. Numero 1.
Il megalodonte era uno dei più grandi e potenti predatori mai esistiti sulla Terra. Visse da 23 a 3 milioni di anni fa, durante l'era cenozoica. Si stima che possa crescere fino a 18 metri di lunghezza e pesare fino a 100 tonnellate. I suoi enormi denti da soli potevano raggiungere lunghezze fino a 18 cm, rendendoli più grandi di qualsiasi altra specie di squalo conosciuta. Questo squalo viveva negli oceani di tutto il mondo ed era conosciuto come un grande predatore che mangiava quasi tutto ciò che poteva catturare, comprese balene, delfini, tartarughe giganti e persino altri squali. Era una bestia e un carro armato assoluto, forse in grado di nuotare a velocità fino a 60 km orari. Aveva anche un notevole senso dell'olfatto che lo aiutava a rilevare la preda a grandi distanze. La maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che il megalodonte sia estinto, ma stanno ancora cercando di capire perché sia scomparso dal pianeta circa 3 milioni di anni fa. Alcuni, tuttavia, credono che il megalodonte esista ancora, poiché è stata esplorata solamente una piccola percentuale dell'oceano. Quale mostro marino vorresti vedere riportato in vita? Facci sapere nei commenti! Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.